Inaugurata alla Biblioteca San Giorgio di Pistoia, la mostra collettiva Pinocchio e i Carabinieri, un binomio indissolubile celebrato dall'arte contemporanea, potrà essere visitata fino al 2 marzo. La mostra è stata curata da Filippo Lotti e realizzata dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi su iniziativa del presidente Pierfrancesco Bernacchi, con il patrocinio dell'Arma dei Carabinieri e la concessione del marchio della Regione Toscana, Consiglio regionale. Oggi è la prima edizione che facciamo di questa mostra, dove abbiamo riportato una serie di opere importanti di proprietà della fondazione, sempre legata a Pinocchio e Carabinieri, e poi ci sono 70-80 artisti che hanno lavorato ognuno a modo suo su Pinocchio con estrema, devo dire, fantasia. E per quello che sono le mie conoscenze, devo dire che ci sono dei pezzi di straordinario valore e di straordinaria espressione. Sì, la morale che poi è fortemente legata alla presenza dei carabinieri nella favola di Pinocchio è quella di seguire il cittadino, in questo caso Pinocchio, attraverso la sua vita e di redarguirlo qualora commetta degli sbagli. Banalmente è così, ma è quello che poi fanno i carabinieri, cioè quello di assicurare, diciamo così, di seguire quei cittadini che possono fare un percorso che li porta verso delle cose sbagliate e cercano di riportarlo sulla retta via. È vero, è un messaggio bellissimo quello che la mostra vuole esprimere. La bellezza della fiaba di Pinocchio, la chiamo fiaba perché sembrerebbe un testo per bambini, la scrittura è semplice, lineare. Però è ricco di messaggi educativi. Pinocchio è un patrimonio del nostro territorio, appunto in questi giorni stavo parlando proprio con la fondazione per far sì che Pinocchio possa essere più integrato nel percorso turistico del territorio e questa mostra cade proprio nel momento giusto.